A Firenze per l'anno prossimo sono previsti circa 1.400 sfratti per morosità. Si tratta di famiglie che si troveranno davanti solo polizia e ufficiali giudiziari perché non c'è più nessuna istituzione che fa politiche sociali. La denuncia arriva da Lorenzo Bargellini, leader del movimento Lotta per la Casa, colui a cui spesso si rivolgono molti di coloro che dopo uno sfratto non hanno alternative se non occupare casa, come la ventina di famiglie che abitavano fino a fine novembre l'immobile in Via Nigra. Nello sgombero qui non è stato offerto nessun posto, è stato offerto solo a donne e bambini per 3 notti. Per cui, come dire, noi non siamo disponibili. Adesso dove state? Noi ancora ospiti di un'altra gente che mi hanno fatto l'ospitalità. Sempre in case occupate? Sì, sempre in case occupate. Per me mi hanno detto, l'assistente sociale, porto il marito a una struttura fuori Firenze e tu cercavi un altro posto qui oppure affittare una camera o qualcosa, posto letto. Non possiamo fare nulla, tutte le strutture occupate, tutti pieni, non c'è il posto per tutti. Sapete che ci sono persone che sono in lista, no? Che magari hanno difficoltà e stanno aspettando in maniera regolare il posto in casa. Sì, anche noi ho fatto questo, anche noi stesso, però loro non mi hanno dato risposta. Dopo 10 anni. Sì, non ci... Lorenzo, dove siamo andare? Se loro non vogliono compassione. I danno in una casa comune non paghiamo l'affitto, ma per pagare l'affitto 1.000 euro al mese non ce la faccio più. Quanti sono in questo momento gli immobili occupati? Sono una decina, sono quasi 800-1000 persone, molti ovviamente fanno i bandi per le case popolari, alcuni sono in vertenza per l'autorecupero. Vecchi immobili di 25 anni fa hanno vinto una battaglia con la regione toscana, hanno fatto un bando e l'hanno vinto per l'autorecupero, però il comune mette ostacoli anche sull'autorecupero, nel senso che dice che chi ha occupato gli stabili non ha il diritto alla casa. Qui siamo all'assurdo.